Una volta chiesi al Novecento a cosa diavolo pensava mentre suonava e cosa guardava sempre fisso davanti a sé, insomma, dove andava a finire quella testa mentre le mani andavano avanti e indietro su quei tasti. E lui mi disse: "Oggi sono stato in un paese meraviglioso. Le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto. Ed era pieno di tigri." Viaggiava lui e ogni volta andava a finire in un posto diverso. Al centro di Londra, su un treno in mezzo alla campagna, su una montagna talmente alta che la neve ti arrivava fino alla pancia, nella chiesa più grande del mondo a fissare le colonne e a contare i crocifissi. Ed io non capivo che cosa ne sapesse lui di chiese, di neve, di tigri, insomma. Voglio dire, lui non era mai sceso da quella nave, proprio mai. Non era una balla, era tutto vero, eppure sembrava che lui le avesse viste tutte quelle cose. Sì, perché lui era tipo che se tu gli dicevi: "Una volta sono stato a Parigi, in Novecento", lui ti chiedeva se avevi visto quei tali giardini e se avevi mangiato in quel dato posto, sapeva tutto. E poi ti diceva: "Quello che mi piace quando sono lì è aspettare il tramonto passeggiando sul pontile. E quando passano le chiatte, fermarmi a guardarle da sopra e salutarle con la mano." Novecento, ma tu ci sei mai stato a Parigi? No. E allora, sì, cosa, Novecento? Parigi! Ah, potevi pensare che era matto, ma non era così semplice. Perché quando una persona ti racconta con esattezza che odore c'è in Berdham Street d'estate, quando ha appena smesso di piovere, non puoi pensare che sia matto per la sola e stupida ragione che in Berdham Street lui non c'è mai stato. Negli occhi di qualcuno, nelle parole di qualcuno, lui quell'erba l'aveva respirata davvero. A modo suo, sì. Ma davvero. Il mondo, magari lui non l'aveva mai visto, ma erano 27 anni che il mondo saliva su quella nave. Ed erano 27 anni che lui, beh, lo spiava e gli rubava l'anima.